Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio molto per l'invito anche da parte del Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, il Dottor Paride Giannuina. Ringrazio molto dell'invito e anche l'occasione per contestualizzare un po' quella che è stata la nostra esperienza anche con la collaborazione di ISPRA molto attiva negli anni scorsi, ma anche recentemente, e per poi concludere rispetto a prospettive e strategie future. Permettetemi molto brevemente di contestualizzare, perché fuori dalla nostra provincia autonoma, dalla nostra regione, di fatto noi siamo l'ANCI provinciale. Rappresentiamo tutti i comuni e gli enti locali e le comunità. Se vedete, lo scenario dei comuni trentini è molto cambiato. Nel 2006, quando è partito il progetto EMAS in Trentino, i comuni erano 223. Recentemente, negli ultimi anni, con l'attuazione di fusioni, si sono costituiti 24 nuovi comuni, di fatto portando il numero a 178. Quattro nuovi processi di fusione, peraltro, interessano altre 12 amministrazioni delle 178, il referendum è recentissimo, di domenica scorsa. Questo ci serve per contestualizzare perché di fatto quando partimmo nel 2006 con deliberazione provinciale per l'attuazione della certificazione EMAS, questa mattina è intervenuto l'ingegnere Cattani della provincia autonoma di Trento, vi ha portato una serie di elementi anche di citazioni rispetto a cospicui interventi finanziari, no? Supporto della certificazione nella pubblica amministrazione in Trentino, si dette l'avvio a una forte attuazione della certificazione EMAS nella pubblica amministrazione, nei comuni, nelle comunità, in altri enti pubblici, arrivando a numeri molto interessanti. ISPRA stesso citava più volte la nostra esperienza in termini di Trentino numerici. Di fatto ad aprile di quest'anno, e sono dati recentissimi, i comuni certificati in Trentino sono 52, 4 le comunità di valle, che sono gli enti sovracomunali. 11 sono in via di registrazione. Non sono numeri bassi, ovviamente, se ci si rapporta ad altre realtà territoriali. Certo è che abbiamo dovuto prendere in considerazione il fatto che negli ultimi 2-3 anni, negli ultimi anni comunque, dal 2006 quando si è partiti ad oggi, una percentuale, non dico considerevole, ma comunque un 30% circa degli enti certificati, degli enti locali certificati, ha sospeso di fatto la certificazione. Le motivazioni sono varie. Ecco, vedete, questo è un altro dato della riduzione del numero dei comuni in Trentino. 27% dei comuni registrati EMAS è interessato al processo di fusione, quindi il primo motivo è ovvio. Cala il numero degli enti locali, quindi ovviamente diminuisce anche il numero degli enti certificati, con varie situazioni. Situazioni di realtà locali dove la fusione di due, tre o quattro comuni in un unico comune portava a vedere magari solo uno o due comuni sul totale, e quindi una normale attività di sospensione della certificazione perché le nuove amministrazioni potessero prendere delle decisioni nel merito e comunque avviare dei nuovi iter di registrazione.
Dicevo, le sospensioni EMAS per diversi motivi, organizzativo, perché pensate che la maggior parte, come spesso capita, dei comuni, degli enti locali in Trentino ha meno, parlo prima delle fusioni, di 3.000 abitanti, quindi potete immaginare quale sia la struttura tecnica, il numero di dipendenti a disposizione degli enti. Spesso ci si trova ad avere un ufficio tecnico che si occupa anche di certificazione ambientale, oltre che di lavori pubblici, oltre che di urbanistica. Immaginate quanto possa essere il tempo a disposizione di personale che si occupa attivamente di certificazione ambientale. Finanziario, contrazione delle risorse nella pubblica amministrazione importanti a tutti i livelli. E quindi anche le spese di consulenza del verificatore negli ultimi anni iniziano a essere talmente rilevanti, soprattutto per i piccoli comuni, che questo porta ad essere uno dei motivi di presa almeno in considerazione della sospensione. È un'assenza di ritorni in termini di benefici e di visibilità. Chi si è certificato EMAS o chi si è occupato di certificazione ambientale sa benissimo qual è l'utilità, quali sono i ritorni, qual è il volano, come si diceva anche stamattina, però a livello anche di comunicazione alla popolazione, alla cittadinanza, agli stakeholder, un po' tutto il territorio si è fatto, parlo per il Trentino, ma non a sufficienza, assolutamente, per supportare in maniera importante questo che è uno dei motivi di sospensione. E contestualizzo anche un po' l'attività del Consorzio dei Comuni, perché come dicevo nel 2005 parte con l'importante finanziamento della provincia autonoma di Trento, che ha creduto molto nella certificazione EMAS, e ha subito indicato, come peraltro anche in altre linee di intervento, il Consorzio dei Comuni, quindi l'ANCI provinciale, il suo partner di progetto, soprattutto per occuparsi dell'attività formativa e di affiancamento degli enti locali che andavano a certificazione, che si certificavano. Quindi ad oggi, lo vedete, sono 391 le iniziative formative. Nel 2010, 5 anni dopo, nasce la scuola EMAS Trentino, registrata, tuttora attiva, e le attività, perdonate, di affiancamento e formative proseguono anche su quest'anno, nonostante molte siano le difficoltà e in molti si domandino qual è l'utilità di mantenere comunque delle spese a sistema per una certificazione ambientale. Abbiamo riportato alcuni dati molto sintetici per dirvi che tanto abbiamo fatto per affiancare soprattutto il personale degli enti locali che era dedicato all'attività di certificazione e di mantenimento della certificazione, quindi al di là di corsi didattici e di tavoli di lavoro, soprattutto è l'affiancamento formativo, l'affiancamento presso gli enti certificati o in via di certificazione per dare loro un attivo, fattivo supporto tecnico costante, oltre che a strumenti, ad esempio il portale definito da noi, progettato da noi, Scuola EMAS, che se riuscite a vedere, vi abbiamo solo che fotografato una delle pagine interne, permette loro di gestire il sistema, conformità, non conformità, le scadenze e quant'altro. Molto utile perché è comunque uno strumento per chi è addetto ai lavori che a costo zero gli permette di tenere monitorata anche l'attività per gli addetti ai lavori in questo settore, soprattutto le scadenze e gli aggiornamenti normativi non sono di poco conto. Le strategie future, quindi, dopo una contestualizzazione, quali sono quelle che abbiamo ipotizzato e definito fin dall'anno scorso? Sicuramente come Consorzio dei Comuni siamo l'ente di riferimento, supportarli, comuni, enti locali,
affinché l'EMAS sia utilizzato come uno strumento efficace anche durante l'iter di fusione dei comuni e di gestione associata. I comuni che non vanno a fusione sono obbligati ad andare a gestione associata entro l'anno su tutti i settori definiti dalla norma, per cui se non per chi va a fusione in gestione associata può essere uno strumento utile e interessante anche per migliorare l'intera sistema, quelli che sono una serie di interventi che riguardano l'area urbanistica, lavori pubblici, ambiente degli enti, dei comuni, degli enti locali. Strategie future. Rispetto ai problemi che hanno portato alla sospensione di quella percentuale di enti che vi citavo, diciamo che le risoluzioni che abbiamo ipotizzato e condiviso sia con la provincia autonoma di Trento che anche con Ispra sono quelli che abbiamo brevemente sintetizzato. Una contrazione di risorse finanziarie e una carenza di personale dedicato e preparato potrebbe essere risolta con l'attivazione di un modello di certificazione centralizzato, modello su cui abbiamo iniziato a lavorare e che sarà uno degli obiettivi che sicuramente il Consorzio dei Comuni nel secondo semestre di quest'anno, assieme all'ausilio di Ispra, vorrà portare a compimento. È un'esperienza che abbiamo già realizzata anche in altri ambiti, ad esempio nella certificazione del legno. Un'individuazione di un team di verificatori che possa svolgere l'attività di verifica su tutti gli enti pubblici trentini registrati. Questo potete immaginare che porti ovviamente a un contenimento della spesa, oltre che creare anche aspetti positivi di dialogo, di scambio, di costituzione di rete fra i vari enti registrati. E un intervento che potrebbe essere importante rispetto a quello che citavamo prima, è stato anche indicato questa mattina nella mancanza di comunicazione, più che mancanza di comunicazione, se volete, una comunicazione più efficace e allargata il più possibile, che arrivi anche direttamente agli utilizzatori, ai frequentatori del nostro territorio. Ai cittadini stessi, ai turisti, ad esempio da noi in Trentino, come da tante altre parti, potrebbe essere un'azione di comunicazione, di marketing territoriale, dove la certificazione ambientale, l'EMAS, altri tipi di certificazioni e la sostenibilità, diventino cavallo di battaglia per poter fare una, promozione di marketing territoriale importante e rilevante. Rispetto ad altre realtà dove non ancora si è preso in considerazione il tema importante dell'ambiente, certificazione ambientale. E, ecco, concludendo, per rimanere nei tempi e ringraziando ancora per l'attenzione, queste strategie future sono state condivise appunto e li ringraziamo della disponibilità, il dottor Parrini, la dottoressa D'Alessandro, la dottoressa Baldini, l'ingegner Curcuruto che ci hanno seguito negli anni ma anche recentemente per lavorare a questi obiettivi che possiamo dire a breve perché entro la fine dell'anno almeno uno o due degli alcuni che vi ho citato dovrebbero portarci, oltre a garantire il mantenimento e quindi evitare che ci siano altri enti che per le motivazioni che vi ho indicato sospendano la certificazione, ma piuttosto dare un'incentivazione, addirittura ne abbiamo 11, avete visto che hanno avviato con il nostro supporto l'iter di registrazione, allargare ancora più la certificazione EMAS. Grazie. Grazie.
Grazie dottoressa, ovviamente per quanto riguarda Ispra è sempre disponibile laddove, però non siamo l'SOS o il video, cioè, fine. Cioè siamo sempre disponibili a intervenire dove c'è effettivamente una volontà di fare, una volontà di crescere, una volontà di portare avanti le strategie che possono essere condivise non solamente con voi, ma anche con parte del comitato che ovviamente è quello che poi sta sopra tutti noi. Quindi la nostra disponibilità c'è stata, sempre ci sarà. Devo dire che la poter frenare la situazione dei comuni trentini, che è quella, l'importanza è poi quella, che da numeri molto elevati sta scendendo a numeri diciamo quasi preoccupanti in termini di permanenza in ENAS, trovare forme che, voglio dire, o di aggregazione, o di condivisione o quant'altro, ma che possano diciamo dare un'enfasi diversa. Devo dire che l'esperienza della Regione Piemonte per quanto riguarda una questione di una gestione sistemica del potrebbe essere quasi di aiuto, no? Per far comprendere che l'aspetto territoriale non è solamente per singoli comuni, ma è un'area più ampia, che poter fare un'analisi effettivamente diciamo uno spettro più ampio potrebbe essere invece un elemento per individuare altri obiettivi su cui porre l'attenzione da parte dei comuni stessi.